Durante la notte disegnavo, ho partecipato anche a un concorso con la DC Comics, che è la casa editrice di Batman, e ho vinto il concorso. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata. Abbiamo fatto una piccola pausa di Pasqua, siamo tornati però. L'ospite di oggi è un illustratore e fumettista, Daniele Serra. Ciao, benvenuto Daniele. Ciao, grazie Marzia di avermi invitato. Come stai? Tutto bene, grazie. Tutto bene, hai passato delle buone vacanze, sì, feste? Devo dire, sì, tutto bene, dai. Ne sono uscito illeso. Allora, le tue illustrazioni, i tuoi disegni sono finiti in libri, in copertine, hai lavorato con tante case editrici, ma dove hai iniziato, come è iniziato tutto il tuo percorso? Ti ricordi un momento in cui hai magari fatto qualche illustrazione e hai detto ok, forse questo può diventare il mio lavoro? Beh sì, diciamo che c'è stato un momento che è stato un po' il twist della mia vita alla fine, perché io lavoravo come grafico pubblicitario, avevo un contratto a tempo indeterminato, però durante la notte disegnavo. Di notte quindi? Sì, perché non avevo altre Producevi possibilità. Producevi di più anche? Assolutamente, visto il genere di cui mi occupo. Certo, perché tu ti occupi di horror, sì, fondamentalmente, giusto? Io mi definisco un illustratore di genere, nel senso che mi occupo prevalentemente di horror, comunque di fantascienza, di fantasy, ecco. E niente, quindi sono arrivato a un momento in cui appunto stavo cercando in tutti i modi di trovare uno sbocco in qualche modo in quella che era il mio sogno da sempre, fin da piccolino, quello di fare appunto l'illustratore. Fino a che appunto prova che ti riprova, contattando case editrici in tutto il mondo, perché adesso poi io ho iniziato proprio nel momento in cui c'è stato il boom di internet, quindi questo è stato un grosso vantaggio da quel punto di vista, perché mi ha permesso di avere facilità di contatti con case editrici in tutto il mondo, quindi io spedivo il mio portfolio a destra e a manca, fino a che appunto ho partecipato anche a un concorso con la DC Comics, che è la casa editrice di Batman, insomma, perché io mi occupo anche di fumetti, ecco. Sì, sì. Ho vinto il concorso. Ho vinto che il concorso. Che anno era quello? Era il 2008, 2008-2009. E poi da lì quindi ho deciso di lasciare il mio lavoro a tempo indeterminato e provare questa grandissima avventura che sta continuando fino ad oggi, quindi che sta andando bene. Dai. Beh, quindi però prima facevi il grafico pubblicitario, evidentemente già da bambino per esempio ti appassionava il mondo del disegno, della grafica. Sì, assolutamente, io ho sempre disegnato finché mi ricordo, ecco. Sono sempre stato tra l'altro molto colpito, mi piaceva tantissimo guardare gli altri disegnare, quindi proprio il gesto del creare in qualche modo l'illustrazione, il disegno in sé, quindi mi sembrava sempre una magia, mi sembra ancora tuttora una magia, forse è quello che magari mi permette di continuare a fare questo lavoro con passione, perché passare da un foglio completamente bianco a un disegno che è un'illustrazione che in qualche modo ti dà delle emozioni o riesce a procurarti insomma qualche sensazione positiva o negativa, quella che è, la considero sempre una sorta di magia in qualche certo. modo. Certo, è anche una sorta di sfogo, immagino. Assolutamente, sì, e alla fine io lo ritengo il mio modo di comunicare, ecco, perché alla fine sono una persona abbastanza timida e schiva, quindi per me attraverso il disegno io cerco di comunicare un po' con il resto del mondo, ecco. Certo, immagino quindi che i voti per esempio a scuola migliori ce li avevi in disegno, perché la scuola ti creava quel senso di che di solito molti dicono no, ma a scuola però non andavo bene nelle materie che mi piacevano perché volevo invece farlo a casa in tranquillità senza regole, ecco. Allora, conta che io ho avuto un percorso di studi totalmente diverso da quello che poi di cui mi occupo, nel senso che io sono perito elettronico. Ah, ok, quindi. Quindi ho fatto non solo lo diresti, il disegno tecnico. Poi ho fatto solo il disegno tecnico e tra l'altro non ero neanche bravissimo, ecco, ero sul 6 e mezzo, ecco. Quindi io sono completo autodidatta, non ho fatto neanche altri studi, quindi accademia, altre scuole.
di illustrazione, di disegno. Certo, certo. Quindi questa cosa della cultura horror, no? Sì. Da cosa è nata? Hai tratto ispirazione da qualcosa e magari ti ha colpito così tanto che hai detto no, questo può essere il mio mondo, ecco. Guarda, io penso che sia proprio una cosa che mi appartiene, nel senso proprio una mia sensibilità. Anche oggi vedete tutto questo nero. Nero, non è un caso, ecco, perché proprio io sono appassionato di tutto quello che c'è, che è un po' oscuro, un po' dark, diciamo, quindi sia a livello di illustrazione, ma anche di cinema, di letture, è proprio una filosofia di vita quasi, musica. Io faccio sempre l'esempio c'è a chi piace un albero completamente in fiore, però secondo me ha un suo senso anche un albero tutto ricurvo e ripiegato e secco, perché secondo me può dare emozione anche quello, ecco. Quindi è proprio una questione di sensibilità, ecco. Quindi io mi sento a mio agio disegnando quelle cose, con quel tipo di storie, ecco, di ambienti, ecco. Allora, per far capire ovviamente a chi sta a casa che cosa disegni, quali sono appunto i tuoi lavori, vediamo per esempio anche le copertine dei sì. libri, no? In questo caso però di che cosa si tratta? Lo fai vedere alla camera così? Sì. Lo guardano, no, là nell'altra. Scusa. Esatto. Così? Esatto. Questa ad esempio è la copertina che ho fatto l'anno scorso per una casa editrice italiana, la casa editrice Fanucci. Nel frattempo è comparso il batteria scarica, okay. Scusate, il bello è della non diretta, perché lo sapete tutti che YouTalk non è in diretta, ma comunque si succede. Sono molto orgoglioso di questa copertina in particolare perché... appunto è la copertina per un libro di uno dei miei autori preferiti, che è appunto Clive Barker, che è un regista di cui ricordiamo soprattutto Il Razor, un famoso film degli anni 80 e tante altre cose, ecco. Quindi poter in qualche modo contribuire alla sua opera attraverso la mia illustrazione mi riempie di molta gioia, perché è un po' un mito dell'adolescenza. Certo, anche. Certo. E come funziona il contatto, come avviene il contatto tra, immagino, la casa editrice, poi lo scrittore, e sì. loro ti danno anche uno spunto, poi vogliono qualcosa in particolare o ti danno carta bianca? Guarda, dipende un po' dalla casa editrice, dall'editor e dalla situazione. Quindi capita sia che magari mi diano totale carta bianca, nel senso mi danno giusto la sinossi da leggere del libro e poi mi dicono ok, fai quello che ti senti, anche perché comunque io ho uno stile un po' particolare, quindi in genere quando vengo chiamato è perché vogliono quel tipo di cosa, sì, certo. Quindi vanno abbastanza sul sicuro da quel punto di vista. Quello, diciamo, mi permette di essere anche abbastanza libero, senza paletti, e quindi lavoro sicuramente anche meglio. Certo. Altre volte magari, ma anche lì è interessante comunque, ho più paletti, nel senso punti di riferimento, ad esempio vogliono una determinata cosa in copertina, un concept definito. E in quel caso comunque io preparo uno sketch preliminare a matita che viene poi visto dall'editor, dallo scrittore, e poi si decide se andare avanti con l'illustrazione finale o meno. Io in genere lavoro sempre ad acquerello. Sono arrivato a questo medium negli ultimi 6-7 anni perché alla fine prima usavo altri tipi di medium, tipo pittura a olio, ho iniziato anche col digitale, perché io venendo comunque dalla grafica ho fatto il processo inverso. Alla fine. Sono passato dal tablet o sì, sei passato poi... Invece è tutto a mano, adesso faccio completamente.